Assessore Roberto Riga, uscente all'urbanistica, il 25 maggio scadrà il triennio di autorizzazione dei manufatti temporanei della delibera 58, che cosa succederà poi? Ma non è proprio così, sono le disposizioni che hanno una durata di 36 mesi, non sono i tempi, non è l'arco temporale di 36 mesi, sono le disposizioni che noi abbiamo applicato in deroga anche per dare possibilità di costruire sui vari posti individuati, sulle varie realtà, cioè sulle aree edificabili, sulle aree a vincolo decaduto, sulle aree praticamente agricole e di rispetto dell'abitato, allora sono in queste aree laddove non poteva, si poteva eseguire assolutamente una realizzazione costruttiva, nelle fasi precedenti noi abbiamo autorizzato questo il 25 di maggio del 2009 per impedire che tutti gli aquilani andassero via dalla città e abbiamo offerto, garantito la possibilità di derogare a questa fase per dare la disponibilità dell'emergenza, così come è stato fatto sia per l'edilizia abitativa sia per l'edilizia anche relativa alle attività produttive. Ecco quindi che si è voluto dare un segnale forte alla città. Allora, oggi non è che dobbiamo rinnovare qualcosa, noi oggi ribadiamo con fermezza quello che avevamo già stabilito nella delibera, cioè fino a quando non ritorna la piena agibilità dell'abitazione principale, allora i manufatti temporanei possono tranquillamente seguitare e restare tranquillamente. Poi ci sono sulle aree edificabili, visto che noi abbiamo fatto una semplice comunicazione allegandoci un progetto, per quanto riguarda le aree edificabili si può chiedere la trasformazione da temporanea a definitiva, ma non solo, anche la trasformazione presso il settore urbanistica per la trasformazione da manufatto temporaneo a struttura definitiva. Sì. Anche questo si potrà fare nel momento in cui abbiamo avviato la fase sulle aree a vincolo decaduto e dobbiamo completare la fase attraverso un iter particolare, che è quello di un'adozione di una delibera urbanistica e quindi con tutte le fasi della pubblicazione, con tutte le fasi dell'approvazione finale. Stiamo aspettando la microzonazione sismica della regione, appena completata la microzonazione sismica della regione siamo in grado di poter dare questa risposta anche sulle aree a vincolo decaduto, perché noi diamo una potenzialità edificatoria, così come nella recente deliberazione 52 del 22 marzo scorso e ancora del 21 marzo scorso, e poi ancora sulle aree agricole noi abbiamo inserito anche il recepimento dell'articolo 70 della legge regionale 18 dell'83, cioè che consente di poter realizzare, di poter fare attività residenziale anche su aree agricole pur non essendo imprenditore agricolo. E tra l'altro stiamo valutando di affrontare nella fase di elaborazione anche una indicazione di massima sulla riduzione del comparto, non più di 10.000, ma un comparto. Quindi i terremotati come coltivatori diretti? Non è i terremotati come coltivatori diretti, assolutamente no, non è questo l'oggetto. I terremotati che possono, coloro che avranno le abitazioni dal punto di vista diciamo coerente, dal punto di vista urbanistico ed edilizio, potranno affrontare questo tipo di ragionamento, ma solo dopo che il Consiglio Comunale si sarà completamente determinato con una posizione piena di pianificazione. Allora, tutti gli altri comuni, anche i comuni che hanno vissuto l'esperienza del terremoto, hanno affrontato con una grande ricognizione, hanno affrontato con grande determinazione, trasparenza, chiarezza e anche assunzione di grande responsabilità, hanno affrontato l'edilizia costruita a seguito dell'emergenza, per il crollo, per la demolizione della propria abitazione o per una inagibilità seria. E hanno trovato anche le formule necessarie per poter arrivare ad una trasformazione, anche perché i cittadini hanno sostenuto ingenti somme, cioè hanno ingenti spese, quindi si sono trovati dinanzi ad una decisione che è seria, determinata, e hanno garantito la presenza in questa città. Noi non possiamo non tenere conto di questo, non possiamo non valutare questa situazione, che non significa sanare tout court le tutto situazioni. Quanto. Assolutamente no, significa prendere in esame solo quelle che dal punto di vista urbanistico ed edilizio sono corrette. Poi chi ha realizzato le costruzioni lungo le rive del fiume, chi ha realizzato sono le costruzioni... Sono circa 200 quelle a rischio inondazione. Sì, e adesso noi abbiamo fatto anche, ai sensi del 267 del 2000, anche le ordinanze di demolizione su circa 32 realizzazioni fatte, ma solo per garantire, anche a seguito di un verbale del comitato di sorveglianza tenutosi in prefettura, ma solo per garantire la sicurezza idrogeologica. Quindi non possiamo non tenere conto della garanzia della sicurezza. Però
al di là di questi aspetti, che sono aspetti esasperati, certo, ci sono situazioni che hanno rispettato dal punto di vista sia le regole fissate nella delibera 58, sia anche le regole, diciamo, di correttezza edificatoria dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Sarà di 36 mesi questa cosiddetta proroga, no? Sì, noi diamo la possibilità di fare di continuare a stare nel manufatto temporaneo per un periodo utile e necessario. Se poi dovessero esserci, perché sta ripartendo la ricostruzione pesante, alcuni aggregati, alcune strutture principali, alcune abitazioni principali che sono, ci mettono 3 anni, 4 anni, 5 anni per tornare la piena agibilità, potranno tenere tranquillamente il manufatto temporaneo. Certo. È un segnale dato per dare una risposta alla vera emergenza e per dare la garanzia e la tranquillità ai cittadini aquilani. Un'ultima cosa, per chi si è, tra virgolette, diciamo così, dimenticato di presentare la semplice autorizzazione della 58, si parla anche di una riapertura dei termini. No, questo non si è preso in considerazione la riapertura dei termini, altrimenti si poteva determinare una situazione già gravemente compromessa, perché noi abbiamo una situazione di 1046 domande pervenute nel pieno rispetto alla delibera 58 e abbiamo circa 3.500-4.000 realizzazioni edificatorie senza titolo, sulle quali bisogna fare un approfondimento serio, importante, e una ricognizione va fatta su tutto il territorio comunale per garantire un po' il governo del territorio. Quindi sono state anche delle costruzioni spontanee, non attenendosi a nessun principio o senza avere alcun tipo di titolo.